bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi del nuovo aggiornamento di ieri di Fortnite. Ragazzi, sto ovviamente parlando della patch 6.21, che ovviamente ragazzi non manca assolutamente di avere i soliti bug che tanto sappiamo sono all'ordine del giorno per quello che riguarda le nostre partite di Fortnite. Ne sappiamo veramente molto molto di più adesso ragazzi con questa patch che ha visto appunto introdurre, ma sicuramente l'avrete già viste, le nuove skin che vedremo nei prossimi giorni. Non parlerò delle nuove skin in questo video, tanto vi basta cercarle in un secondo, le troverete sicuramente. Non vale neanche tanto la pena di perdere tempo con le nuove sfide che sono uscite ieri, perché dai, sono abbastanza facili. Ma ragazzi, vedremo invece due cambiamenti molto interessanti relativi alla mappa di Fortnite e ovviamente ragazzi approfondiremo bene insieme il discorso dell'evento del cubo di domani sera. C'è un tweet ufficiale ragazzi di Epic Games che invita tutti i giocatori a rimanere in game domani dalle ore 19, se non ricordo male. Vi dico già un consiglio: quando leggete adesso sui forum, su Reddit, direttamente dai comunicati ufficiali di Epic Games, l'orario che viene indicato, l'orario chest, è in questo momento e per i prossimi 6 mesi uguale al nostro orario, perché dovete sapere che l'orario chest, che è quello su cui si basa appunto Fortnite, che sarebbe l'orario di internet, non subisce i fusi orari. Noi, avendo cambiato l'ora legale qualche giorno fa, adesso siamo esattamente uguali all'orario. Quindi ragazzi, un sacco di novità in cui parleremo in questo video. Mi raccomando però, voi non dimenticatevi ragazzi di lasciare un bel like per supportare questo canale a pieno. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento riguardante Fortnite. Ovviamente ragazzi, voglio farvi una domandina, quella che vi faccio di solito ragazzi, ed è molto molto semplice. Vi piacciono i nuovi palloncini? Li abbiamo visti ragazzi introdotti, incredibili, che si possono utilizzare per volare. Ma prima di dirvi la mia, voglio sapere qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Quindi ragazzi, dentro subito di prepotenza e come vedete siamo già al boschetto bisunto ragazzi. Boschetto bisunto che è teatro di una grande modifica alla mappa che ci fa capire bene o male quale sarà il tema della season numero 7. E non è proprio molto piacevole ragazzi. Come vedete le modifiche ragazzi vanno a toccare il Durburger ragazzi. Guardate un po', porte del Durburger chiuse al pubblico, cartelli all'esterno, sedie ribaltate. E ragazzi, volete sapere perché è chiuso il Durburger? Guardate un po', guardate un po', invasione di insetti, aia 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 ragazzi. Come vedete c'è addirittura una firma, c'è anche una data che sembra in realtà 10-10 doio, letta così. Nick, questa dovrebbe essere la firma di uno dei grafici di Fortnite, con tanto di timbro con sopra il lama. Ma ragazzi, purtroppo gli insetti sono la causa della chiusura del Durburger. Non sappiamo se temporanea o definitiva, ma oltre ad essere la causa della chiusura del Durburger, potrebbero quasi sicuramente essere anche un indizio per la season numero 7 ragazzi. Perché vi dico che potrebbero essere un indizio della season numero 7? Perché voglio ragazzi farvi vedere anche delle immagini relative
al cubo. Ci spostiamo quindi, ragazzi, in game, in modo da dare un pochettino più di colore a quello che stiamo facendo. Ma ragazzi, come vi avevo anticipato pochissimi secondi fa, ecco le immagini recuperate nei codici sorgenti di questa settimana, ragazzi, di questa patch. Sgatan! Allucinante! Questa, ragazzi, è una tabella, un elenco di sottocartelle presenti nei nuovi file di gioco. E come vedete, ragazzi, la voce principale delle chiavi di registro che state vedendo là alla mia destra, che per voi potrebbe essere la sinistra, si parla di Butterfly. Chi lo sa cosa sono le Butterfly? Dai che lo so, no, le Batoins, le Butterfly sono le farfalle, ragazzi. Ancora si parla di insetti, le Butterfly avranno un ruolo fondamentale per quello che riguarda, ragazzi, il prosequio della Season 6 e l'inizio della Season 7. Il mio gruppo di leakers, ragazzi, ha recuperato, come vedete, questa immagine che non è altro che una delle ultimissime fasi del cubo, quindi crepe davvero evidentissime. Il cubo si sta per distruggere, ragazzi, e come vedete, lasciate perdere il colore verde, non è importante, non è quello il colore. Queste sono delle immagini fatte a computer che vengono colorate poi in game, quindi non è verde, sarà viola ovviamente. E non è finita, ragazzi, perché qui abbiamo addirittura l'effetto dell'esplosione di quando succederà appunto questa esplosione che tutti ovviamente ci aspettiamo per domenica 4 novembre. E non è ancora finita, ragazzi, guardate un po', questo sarà il cubo durante l'esplosione, quindi il momento in cui il cubo esploderà, ragazzi. Anche qui lasciate perdere i colori, non sono ovviamente questi quelli che vedremo in game. Andando avanti vedremo come si sbriciolerà proprio su se stesso il cubo, e quindi, ragazzi, tutti dicono: e adesso che esplode che cosa succede? Guardate, ragazzi, guardate che cosa uscirà dal cubo, ragazzi. Sono delle butterfly, delle farfalle. Incredibile, ragazzi, incredibile, non ci avrei mai pensato che potessero essere queste le cose che sarebbero uscite dal cubo, ma ragazzi, è proprio così. Quindi distruzione del cubo, insetti dentro al cubo, insetti che hanno invaso il Durburger, e ragazzi, come abbiamo già visto, ci sono tantissimi richiami ai ragni nel gioco, che non penso siano insetti, ma fanno comunque schifo uguale agli insetti. Quindi, ragazzi, si parla di animali infestanti, di cose abbastanza schifiltous per quello che riguarda, ragazzi, questo prosequio della Season 6, che non ha altro a che vedere con roba molto molto disgustosa. Ma ragazzi, ho anche un'altra immagine interessantissima che voglio farvi vedere, perché alcuni utenti dopo la patch hanno trovato degli oggetti che fluttuavano da soli nelle location, ragazzi. Questo è un estratto, è un fotogramma preso da un gameplay di pochissime ore fa di un utente che ha trovato in una stanza questo comodino che fluttuava da solo, ragazzi. Se devo dirvi la mia, ho provato a cercare in un po' di case, non ho trovato altri oggetti che lievitassero da soli, ma questa è un'immagine non photoshoppata, al parer mio, è assolutamente vera. Potrebbe essere qualcos'altro che arriverà insieme alla Season 7. Come sappiamo, ragazzi, Epic Games tende molto a incastrare più elementi per poter farci scervellare in una maniera incredibile su quello che dovremmo aspettarci nei futuri di Fortnite.
Beh ragazzi, per il momento io vi ringrazio per aver guardato questo video. Le novità sono davvero tanto tanto interessanti e io vi invito sempre ad attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento, soprattutto in questi giorni davvero molto close sul finale della season 6. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un bacione e noi ci vediamo fra un'oretta in live. Ciao!